Bentornati su Gizmo.it e bentornato a Fabrizio Pavone, founder di Kuberg. Ciao Fabrizio e Ciao grazie Luca, di essere. grazie a te. Grazie. No, grazie a voi e grazie di partecipare anche al nostro Gizmo White Show dopo il mobile che avevi impreziosito con i tuoi dati. Anche in questo caso ti abbiamo coinvolto per farci raccontare un po' il mondo del grande e del piccolo elettrodomestico in termini tecnici, GED per il grande elettrodomestico e PED per il piccolo elettrodomestico. Intanto per capire un po' i dati che poi o l'analisi che farai, per capire un po' esattamente Kuberg, come raccoglie questi dati e cosa fa? Allora, tu ormai ci conosci bene, noi siamo degli osservatori continuativi di prezzi e assortimenti sul mercato. In particolare raccogliamo in modo continuativo informazioni appunto assortimentali di prezzo da varie fonti, tra cui il volantino promozionale, che è sempre importantissimo e continua a mantenere la sua importanza anche nel mondo dell'elettronica di consumo, nei negozi fisici, quindi ci rechiamo fisicamente nei negozi a prendere prezzi e assortimenti, dai siti web e anche dalle web promo, dalle promozioni che sono sui siti web, di solito sulla home page caratterizzate da degli slider, delle date di inizio fine, delle creatività, cioè sono proprio l'equivalente per un sito di e-commerce di ciò che è il volantino per il negozio fisico. Quindi c'è questo parallelo. Noi appunto monitoriamo continuativamente questi dati, raccogliamo questi dati e poi ci facciamo sopra dei ragionamenti, tipo quello appunto che magari Che andremo a adesso vedere adesso. faremo. Quindi, in sintesi, sono dati reali, non Sì. sono, come dire, dati ipotetici o basati su listini, sono esattamente quello che il consumatore vede sul campo. Esatto. Per capire quanti negozi, quante rilevazioni fate in Italia, qual è l'incidenza della vostra presenza? Beh, allora calcola che per quanto riguarda il fisico, i volantini li monitoriamo in modo continuativo, quindi tutti i canali tra, diciamo, le catene, i gruppi d'acquisto, ipermercati, supermercati, specialisti IT, eccetera, eccetera, che emettono volantini sono nel nostro monitor, diciamo. Per quanto riguarda i negozi, noi monitoriamo circa 280 negozi mensilmente, per quanto riguarda i siti web, ne monitoriamo una marea a livello giornaliero. Questa è la cosa importante, poi, ecco, non è che noi facciamo ricerche basate su un campionamento che facciamo ogni tanto. Il monitoraggio è continuo. Per Perfetto. questo anche che siamo in grado un po' di scoprire un pochino delle tendenze, anche considerando il fatto che di solito assortimenti e prezzi sono un po' ciò che avviene, sono un po' un driver, diciamo così, per utilizzare un inglesismo, delle vendite, no? Quindi è importante sapere cosa c'era, cosa c'è esposto, a che prezzo e notare magari delle tendenze, No, ok? anche perché si vede la ricaduta delle strategie delle aziende, che magari l'azienda racconta la strategia, però poi lì si vede effettivamente come viene declinata, sviluppata e implementata. Ti chiedo, a livello generale, tu hai, quando siamo un po' intonati in questa chiacchierata e anche via mail, trovo che è sostanzialmente suddiviso, diciamo, tre macro-categorie: i GED, quindi grande elettrodomestico, il PED, quindi piccolo elettrodomestico, e il built-in, che tecnicamente è una sottocategoria del grande, però teniamolo separato perché comunque ha un mercato tutto suo. A livello macro, a livello di analisi, cosa è successo quest'anno? Ma allora, guarda, diciamo, se dovessi subito sintetizzarti prima dell'analisi, ti direi che è un mercato molto sano. È Oh. sano anche, secondo me, per alcune sue caratteristiche strutturali, soprattutto vere per i grandi elettrodomestici. Cioè, il grande elettrodomestico, che sia a libera installazione o a incasso, comunque sia, può usufruire del concetto, diciamo, del discorso della sostituzione. Cioè, è qualcosa di cui non possiamo fare a meno. D'accordo? Non c'è un discorso di moda, non c'è un discorso di gadget dietro al grande elettrodomestico. Per il PED, già per il piccolo, c'è un pochino di più un fattore moda, no? Ogni tanto escono fuori queste bolle. Ti ricordi quando è stato con la macchina del pane? Non si vendevano altro Certo. che macchine del pane. Gli italiani si erano trasformati in un popolo di panificatori, gli epilatori laser è stata un'altra grossa novità.
Ultimamente abbiamo visto i robot aspirapolvere, anche fortemente sostenuti da campagne pubblicitarie, advertising classico TV. E per esempio adesso c'è questa famiglia dei cappuccinatori, cioè praticamente sono dei frullatori di latte che ti producono la schiuma per il cappuccino. Insomma, ogni tanto nel piccolo elettrodomestico esce qualcosina di nuovo che fa un po' di novità. Invece nel grande la lavatrice deve lavare, ne abbiamo bisogno, la lavastoviglie deve lavare i piatti, eccetera, eccetera. Allora, la cosa che ci fa dire, che mi fa dire, i numeri che mi fanno dire che il mercato è stabile e che, per darti la seconda sintesi, lo chiamerei l'anno del PED, del piccolo elettrodomestico, è il fatto che, per esempio, sui volantini abbiamo un aumento della quota di visibilità, cioè c'è stato più elettrodomestico, in particolare più PED sui volantini. Nello store la stessa cosa, cioè abbiamo circa 1,83 punti percentuali in più rispetto all'anno scorso. Adesso stiamo guardando i dati 2021 contro 2020. Dice, qualcuno che ascolta dice: vabbè, un punto 1,83, ma che cosa vuoi che sia? In realtà ci sono intere famiglie di prodotto, ti faccio l'esempio come i desktop, i monitor, gli home cinema, che hanno una quota minore, hanno una quota attorno all'1,5, quindi è come se l'elettrodomestico si fosse mangiato una famiglia intera, ok? Quello che è successo di più movimentato invece è nel mondo delle promozioni web, dove abbiamo il grande elettrodomestico che invece è stato depotenziato. Okay? Cioè abbiamo un calo di circa 4 punti e mezzo della presenza sulle promozioni web, pur avendo il PED invece guadagnato il 5,14, d'accordo? Quindi in realtà si è spinto molto sul PED depotenziando il GED. Questo anche mi fa dire che, no? Essendo l'online un mercato, diciamo, che spinge moltissimo la parte promozionale. Ovviamente è importante, si è deciso che in realtà il grande elettrodomestico ha meno bisogno di essere spinto, d'accordo? E quindi si è depotenziato sulla parte di web promo il grande per dare spazio al piccolo. Sul mondo invece del web abbiamo più o meno una certa stabilità, c'è cioè forse un qualcosina che perdono tutti e due i comparti del grande e del piccolo. Ok? Quindi. Senti, quanto hanno inciso in questi movimenti, in queste oscillazioni, gli incrementi involontari del mercato? Parlo della logistica, dello shortage, eccetera, e quindi del fatto che comunque i grandi brand sono stati chiamati a distogliere parte del budget marketing o che avevano per ingaggiare i consumatori per proteggere i prezzi e per proteggere il canale. Ma allora, sicuramente è stato un problema quello della logistica, continua a esserlo e secondo me un po', diciamo, da quello che noi possiamo vedere dal punto di vista della presenza, dal punto di vista del prezzo, ancora non è arrivato molto come contraccolpo sul mondo dell'elettrodomestico, mentre su altri mondi, quelli più fortemente basati soprattutto sulla componentistica elettronica, è già arrivato, diciamo così, lo tsunami. Però questo non vuol dire che io credo, questo però è una previsione, quindi prendila Certo, sempre no, con beh, le la tua idea, certo. stramolle, okay, che potrebbe succedere qualcosa nel 2022, cioè non siamo ancora rientrati da questa problematica, no? Problematica che è stata dovuta, l'abbiamo detto miliardi di volte, a questioni anche diciamo, di congiunturali, a parte il discorso della pandemia e il blocco del canale di Suez e gli incendi delle fabbriche di chip, la siccità a Taiwan, eccetera, eccetera, che hanno provocato delle diminuzioni di produzione, soprattutto per quanto riguarda la parte elettronica. Però c'è anche proprio un discorso di materie prime, no? Ci diceva il nostro cliente che fa pianicottura, che non riesce, ha difficoltà a fare i budget per l'anno prossimo perché non arrivano le forniture di lamiera. D'accordo? Ecco, quindi Figurati. questo è un problema. Però, diciamo, se io dovessi giudicare da quello che vedo con i miei dati, ti direi che questa cosa almeno non sembra ancora aver impattato pesantemente sul mondo dell'elettrodomestico. Per esempio, un dato che me lo fa dire è che lo scaffale si mantiene giovane, cioè parlando di obsolescenza media, cioè quanto è vecchio mediamente il prodotto sullo scaffale, abbiamo addirittura un mercato che da anno in anno si è rinnovato.
pur introducendo meno nuovi modelli, perché se nel 2020 erano stati poco più di 3.500, nel 2021 sono stati meno di 3.150, quindi ci sono state meno introduzioni di nuovi modelli, l'obsolescenza è diminuita. Quindi è un mercato, è uno scaffale che ruota e che quindi diciamo, non soffre del discorso del tirare fuori i vecchi cancheri dal magazzino. È anche vero, nonostante che diciamo, mediamente, soprattutto il grande, sia caratterizzato da un periodo di vita più lungo, d'accordo? Perché Chiaro. diciamo, non c'è lo stesso ratio di sostituzione che c'è in altre famiglie. Ti dico questa cosa dell'obsolescenza perché invece ho registrato in altri settori, come per esempio la telefonia mobile e le console videogiochi, che facendo un confronto, ho fatto un confronto tra il Black Friday di quest'anno e il Black Friday dell'anno scorso, sono drammaticamente aumentate l'obsolescenza. Parliamo di più di 11 mesi di aumento per i cellulari e circa 18 mesi di aumento per le console videogiochi, cioè come a dire, si è venduto tutto quello che si poteva e si sta tirando fuori veramente il fondo di magazzino. Okay? Questo è quello che ci dicono i dati. Questo non succede per il grande elettrodomestico. Ma è stato un travaso di investimento, cioè questo concetto della sostenibilità, del wellness, del vivere in casa, ha indotto i consumatori a, per un momento, per un certo periodo di tempo, che poi è lungo perché si parla di un anno Sì. e più, di investire altrove? Allora, guarda, allora sicuramente il trade, diciamo, ha colto la palla al balzo, che poi è un balzo lungo, ha avuto tempo abbondante per coglierla, per sicuramente favorire dei tre mercati dell'elettrodomestico, quello che più diciamo, ha accompagnato nel suo sviluppo la nostra vita dell'ultimo anno e mezzo, che è proprio quella del piccolo elettrodomestico. Infatti è al piccolo elettrodomestico che è stata data più visibilità. È il piccolo elettrodomestico rispetto al grande che è stato più supportato da operazioni promo. Okay? E anche per quanto riguarda i prezzi, se andiamo a confrontare i prezzi medi, vediamo che il GED più o meno è stabile. D'accordo? Il nostro osservatorio per quanto dei prezzi store, quindi parliamo qui del negozio fisico che è ancora un canale importantissimo per l'acquisto del grande elettrodomestico, vediamo che il GED più o meno anno su anno è stabile. Il GED built-in è stabile, diciamo, è in diminuzione rispetto al mese precedente, quindi novembre su ottobre, ma in leggera crescita anno su anno. E invece il PED, il piccolo elettrodomestico, che è in aumento tendenziale sia sul mese scorso, quindi in controtendenza rispetto, di solito novembre vede un calo dei prezzi molto influenzati dal discorso del Black Friday. Invece il PED aumenta di prezzo rispetto al mese precedente 1,30% e addirittura 5,48%, quindi più del 5% rispetto all'anno precedente. Calcola che il PED, parliamo di una marea di famiglie, cioè è una categoria molto, molto complessa, d'accordo? Per esempio, diciamo, se ti dovessi dire una tendenza per quanto riguarda i prezzi, per quanto riguarda il PED, quindi mettendo la lente su questo benedetto piccolo, abbiamo che l'aspirazione, pulitori a vapore, i forni a microonde, le macchine da caffè sono quelli che hanno guidato l'aumento del prezzo. Cioè, qui stiamo parlando di famiglie che sono aumentate mese su mese, quindi novembre 2021 su novembre 2020, di oltre il 20%, è tantissimo, ok? Mentre per il web, per esempio, a guidare gli aumenti di prezzo sono i famosi cappuccinatori, quindi questa famiglia di moda, Questa questo gadget del PED, ancora l'aspirazione, e invece la parte del rasoi donna e capelli, quindi andiamo sulla parte di cura persona, aumenti più contenuti, ma comunque superiori al 10%. Ma il cappuccinatore me ne sono accorto perché anche mia figlia di 13 anni me l'ha chiesto, mi fa, mi regala un cappuccinatore, non bevi neanche il caffè. E lo so, ma su una piattaforma social molto usata dagli adolescenti è l'oggetto del momento. Senti, hai citato più di una volta Black Friday, prima di arrivare alla parte conclusiva, diciamo un po' delle conclusioni, di trarre un po' le conclusioni. C'è sempre meno innamoramento del Black Friday, o anzi, giro la questione. Le persone si sono accorte forse che dopo la grande bulimia degli anni passati, gli sconti effettivi reali non sono più così tanto vantaggiosi?
Allora, onestamente, sinceramente, per risponderti dobbiamo aspettare i dati di vendita, ok? Cioè per sapere di cosa la gente si sia accorta, cosa la gente abbia fatto. Sicuramente, dico una cosa assolutamente nota, è diventata una sorta di Natale, cioè noi abbiamo menzioni, cominciamo ad avere menzioni di qualcosa che riporta la parola Black, o la parola che riporta Friday, addirittura a luglio, d'accordo? Sì. Quindi, d'accordo, quindi su volantini e su web promo in Sì. particolare diciamo, ci sono campagne che riportano questi termini. Per cui, ed è soprattutto diventato omnicomprensivo, cioè adesso noi ci stiamo concentrando sull'elettronica di consumo, ma si È parla di vero. Black Friday nel food, nell'abbigliamento, nella cosmetica, addirittura nel pet care, insomma, cioè Ma anche nelle di auto quest'anno. tutto. Quindi si usa dappertutto, quindi è molto diffuso. Ora, sicuramente si fanno buoni affari, cioè si continuano a fare buoni affari. Io quello che dico è sempre attenzione, ma questo già si diceva, che è sempre detto negli anni passati, quei famosi saldi, no? Ci sono sempre i servizi in TV, attenzione al prezzo che risulta diminuito, ma in realtà era stato alzato. Ecco, noi abbiamo fatto anche qui un'analisi molto specifica, cioè siamo andati a guardare a parità di sito, ho preso il venerdì del Black Friday contro il venerdì scorso, quindi diciamo non ci sono effetti di giorno della settimana, venerdì contro venerdì. A parità di sito, se c'erano dei prodotti che a parità di sito, venerdì su venerdì, addirittura nel Black Friday era aumentata, ne abbiamo trovati quasi 50.000, ok? Con aumenti, tra l'altro, medi, diciamo facendo la categorizzazione, che arrivano al 20, al 30%. Quindi molto interessato il mondo degli accessori, tutto il mondo dell'IT, quindi insomma questo per dire si fanno affari, d'accordo? 40.000, stiamo parlando della punta dell'iceberg rispetto alle centinaia di migliaia di offerte che vengono fatte, però ecco non è sempre sinonimo di risparmio, si nasconde qualche, diciamo ogni tanto qualche apparente furbata, nel discorso del trattamento del prezzo. Come dicevi tu, d'altra parte, come nella vita reale, bisogna sempre stare attento, guardare tutto e poi scegliere e non farsi solo attrarre Assolutamente. dal prezzaccio o dallo scontone. Direi di farti chiudere con le tendenze, perché abbiamo descritto un po' quello che è successo quest'anno, ed è, permettimi di dire, una grande, un'importante eredità o comunque una cementificazione di quello che è successo nel 2020. Nel 2021 si è finalmente sviluppato. Nel 2022 cosa succederà? Allora, guarda, se metto i prezzi con un grafico a linee, io vedo che soprattutto per il PED, per il piccolo elettrodomestico, c'è una crescita tendenziale che non sembra fermarsi. Quindi io, se devo proiettare questa riga nel 2022, ti direi che i prezzi continueranno a salire. Quindi io prevedo ancora una crescita dei prezzi. Quanto questa crescita dei prezzi sarà determinata dalla mancanza della risorsa, questo lo vedremo anche qui, secondo me, nel 2020, cioè nel senso il contraccolpo della crisi dei container, delle spedizioni, dei porti, eccetera, e dell'approvvigionamento di materie prime, secondo me la vedremo nel 2020. Ok, questo è. 2022. Scusami, certo, nel 2022, sono andato indietro di un anno, invece andrò avanti di un anno. La vedremo nel corso del 2022. Quindi io prevedo aumento dei prezzi, perché c'è questa tendenza e una possibile contraccolpo della crisi della supply chain, che invece ha già impattato fortemente altre categorie, come per esempio l'IT e le telecomunicazioni, per cui c'è stata la corsa all'accaparramento nel momento della pandemia. Okay? Cioè lì ci sono arrivati prima. E se dovessi dare un consiglio alle aziende e al trader di come affrontare questi mesi a cavallo fra vecchio anno e nuovo anno, come suggeresti di approntare la loro line-up di prodotto? Ma allora, me lo chiedi da consumatore o me lo chiedi da possibile consulente? Da consumatore direi andateci piano. Ok, da consulente, allora diciamo così, se dovessi dare un consiglio B2B, ecco, sicuramente
C'è la possibilità in questo momento per le aziende, strutturando tattiche intelligenti, di riuscire a recuperare del margine, d'accordo? In questo senso, quindi questo discorso, diciamo, dell'aumento del prezzo, legato anche, ovviamente, che porta con sé l'aumento dell'inflazione e quant'altro, può essere un'onda. Non la chiamerei uno tsunami, però un'ondina lunga da provare a cavalcare per ritirare su i margini di Perfetto. famiglie che notoriamente ne hanno sofferto, okay, soprattutto nel piccolo elettrodomestico. Certo. Fabrizio, grazie mille, grazie infinite per il tuo contributo al White Show e sempre i tuoi dati sono chiarissimi ma concreti, nel senso che poi è quello che succede nella vita reale. Grazie mille e buona giornata. Grazie a te Luca, a presto, grazie.